Amici, sono tornato. Sono ancora particolarmente tanto chiuso, ok? Mi sono fatto la mia settimana di influenza, ma questo è poco importante. Quello che è importante è che dopo tanto sono tornato da voi a farvi delle guide e come avrete letto nel titolo di quest'oggi, ho intenzione di fare delle guide su come affrontare l'intelligenza artificiale in Age of Empires. Tutto parte da un vostro commento che continuate ancora a scrivermi numerosissimi per tanti altri miei video di anche tanti anni fa, nella quale uno di voi ha chiesto se potevo fargli una videoguida su come si affronta un'intelligenza artificiale in estremo in Age of Empires. Di base, amico mio, avrei potuto farlo tranquillamente e sono anche sicuro che tra tutti i video che voglio creare, e cioè come affrontare un'intelligenza artificiale in easy, standard, medio, difficile, molto difficile e in estremo, quello in estremo godrà sicuramente di maggior visibilità. Dette in parole povere, mi viene meglio anche a me, mi romperei meno le scatole. Ma voi lo sapete, siamo su eSport, voi lo sapete cosa facciamo qui, voi lo sapete che sono anche un coach. Un mental coach di una squadra di pro player. Lo sapete che stiamo cercando di creare una community che invece di basarsi su un video clickbait vuole creare un player un po' più completo, vuole darvi struttura, fondo, vi vuole dare materiale, vi vuole veder crescere e non ingozzarvi di contenuti del tipo come affrontare un'intelligenza artificiale in estremo? E vi dà dei semplici tips, perché potrei farlo, ma non è quello il modo giusto per poterlo diventare, né il modo giusto per poter affrontare un'intelligenza artificiale in estremo, e lo spiegheremo direttamente in quel video perché è sbagliato partire da quel video e gustarci solo quel video. E appunto, inoltre, dopo essere stato triggerato da questo commento, che ho trovato molto interessante, ho deciso di fare qualcosa che avrei voluto fare in una classe, ma che non sono riuscito a fare per varie motivazioni. Ho deciso quindi di creare questi 6 video. State bene attenti però, perché lo ripeterò in ogni video. Ci sono 2 regole cardine, sempre e costanti in ognuno di questi video. Regola numero 1. Le abilità che indicherò, ad esempio, in questo video guida su come affrontare un'intelligenza artificiale in facile, non verranno ripetute anche per il video in affrontare un'intelligenza artificiale in normale. Assolutissimamente e totalmente no, anzi, se io dico dovete esplorare, io mi aspetto che voi nel video, che ne so, quando entrerete in un video a affrontare un'intelligenza artificiale in difficile, questa abilità sia già vostra. Non vuol dire che voi la sappiate, che la sapete, che la ripetete a pappagallo. Che voi nel vostro gameplay utilizziate tecniche di scouting. Seconda regola è che ovviamente potremmo tranquillamente dire che una guida, una videoguida su come affrontare un'intelligenza artificiale in estremo, normale, facile, eccetera, eccetera, potrebbe essere composta da punti. Ma questi punti non vanno bene per tutti. Ci sono tante civiltà, ci sono tante mappe, ci sono strategie, ci sono modi di fare, ci sono modi di comportarsi, ci sono debolezze e punti di forza. Dette in parole povere, ragazzi, è chiaro che queste guide devono essere prese come punto generale di base e poi modularsi su questa linea. Esse quindi sono semplicemente un punto zero. Questo non vuol dire che voi dovete attenervi a quella linea, non è il fil di lama, non è un'asta, una linea dritta e per forza di cose dovete seguire quel minutaggio, quelle tempistiche. Potete sviare, sia in positivo sia in negativo. Questo perché, come vi ho detto, Age è un gioco dinamico.
Ma iniziamo immediatamente ad affrontare l'argomento che questi video guide, che spero di far uscire in tempi molto molto stretti tra di loro, vogliono portare, cioè affrontare un'intelligenza artificiale. E partiamo dall'intelligenza artificiale in Easy. Non ci sono guide, non ci sono video su YouTube e in qualsiasi altra piattaforma nella quale si dice come affrontare un'intelligenza artificiale in Easy. Perché? Perché è Easy, ovviamente. In estremo troverete un sacco di video. Se voi le aprite tutte, ognuni dicono più o meno, diciamo per il 60%, più o meno le stesse cose. Per il 40% variano e quindi mettono in campo vari fattori, ok? Tanti vari ed eventuali. Molto prolifici sono, come state vedendo in questo preciso momento, Spirit of the Law o Hira. Lo stesso Hira, nel tempo, come affrontare un'intelligenza artificiale, in estremo, ne ha fatti ben 5 di video. In ognuno dice qualcosa di diverso. Quindi, qual è il video giusto che ci spiega come affrontare un'intelligenza artificiale in estremo? Tutti e 5. Tecnicamente, tutti e 5. Ma nessuno ha mai parlato dell'intelligenza artificiale in Easy. Ed è qui che tutto ha iniziato a suonare per me in maniera un po' particolare. Perché nessuno ne parla? Eppure, se vediamo alcuni vostri gameplay, analizziamo alcuni vostri gameplay, che magari avete visto i video su come affrontare un'intelligenza artificiale in estremo, non fate assolutissimamente nulla di nulla di nulla di nulla di quello che c'è scritto in questi video, viene fatto in questi video, o ottenete miglioramenti nelle vostre performance. Beh, perché ovviamente non siete partiti corretti. Avete iniziato a costruire il vostro essere gameplay, volevate così tanto affrontare un'intelligenza artificiale in estremo che non vi siete accorti che vi mancava il terreno sotto i piedi. Avete iniziato a costruire senza aver fatto delle buone fondamenta, dette parole poverissime. E quindi eccoci a bomba. Come affrontare un'intelligenza artificiale in Easy e perché è così importante? Beh, motivazione numero uno. Bisogna comprendere che cos'è Age of Empires. Per molti di voi, soprattutto giocatori di vecchia data, Age è il gioco nella quale si costruisce il proprio villaggio e poi si attacca al nemico. No, Age non è questo. Age è un gioco fatto di bilanciamento tra macro gestione e gestione militare. Per macro gestione si intende la gestione economica del villaggio. Tutto questo è macro, ok? Anche se proprio non è vero, ma teniamo questi argomenti ancora per questo video in maniera generale. Dopodiché c'è la parte militare. Queste due parti non sono prima gestisco il villaggio e poi gestisco il militare. Al massimo, il loro dislivello non è più alto di pochi centimetri. Dette in parole povere, quando voi costruite la vostra macro, dovete già costruire il vostro esercito. Ok? In termini ancora più professionali, se volete proprio migliorarvi tantissimo, ma questo lo vedremo molto 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 più in là, questo leggero dislivello pian piano deve andarsi ad accorciare, perché dovrete imparare a gestire le due cose contemporaneamente. Ma siete a livello 1, questa cosa non vi è concessa, non avete le possibilità, non avete le skill, gli strumenti per poterlo fare. E la vostra mente è ancora imbrigliata in ciò che era un Age di un tempo. O che cosa pensate che sia Age? Ribadisco, costruisco il villaggio e poi attacco. Questo dislivello deve accorciarsi. Per cui, il primo consiglio che vi do è imparate ad accorciare questa differenza. Queste due cose dovrebbero essere portate sempre sempre più contemporaneamente e dovete iniziare dal livello Easy. Questo perché l'intelligenza artificiale in Easy non vi dà problemi, per cui voi non avete la fretta del tempismo che vedremo durante
un'intelligenza artificiale in medio, dove il tempo inizia a diventare una costante, un qualcosa di importante da mettere nel vostro gameplay. Non adesso, non in questo livello. Bisogna prendere le basi, appunto, Age of Empires numero 1 non è un city builder. Numero 2, apprendere le conoscenze di base del videogioco. Questo cosa vuol dire? Forze e debolezze di ciò che il gioco mette in campo, anche solo a livello generale. Ditemi e rispondetemi nei commenti, senza andare a sbirciare. L'attacco di una picca, quanto è potenziato quando colpisce un elefante rispetto a quando colpisce un cavallo? Age non ve lo dice. Age vi dice che la picca versus questi due tipi di unità è molto forte. Ma la matematica sotto Age è importante. C'è un moltiplicatore. C'è qualcosa che dovete conoscere. E questo qualcosa lo dovete imparare. Un try and fail? Oppure ci deve essere qualcuno che ve lo dice? Dette in parole povere, Easy è il momento giusto per poter provare queste cose. Perché non c'è nessuno che vi pressa. Non c'è niente altro di importante che se non comprendere il videogioco. E queste sono solo regole di base. Perché come terzo punto inizierei già a mettere di base, proprio non sapete neanche giocare a Age, ma dovete comprendere che ci sono queste regole generali che valgono per tutto, ma ogni civiltà è unica e particolare. Ed è qui che entra in gioco quel mood di provare in continuazione nuove civiltà. Perché vi accorgerete che ogni civiltà è unica, ogni civiltà si muove a delle specifiche, in termini economici, in termini militari, anche in termini di gioco di squadra, in termini di tecnologie, in termini di velocità e in termini di strategie che dovrete imparare a utilizzare nel prossimo livello conoscitivo, nella prossima intelligenza artificiale. Ok? Ancora una volta, Easy ci permette di provare, senza impiccio, senza problemi, senza fastidi, tutto questo e darci la calma di poter sbagliare più e più volte senza doverci pentire dei nostri errori. Online, sul sito Age of Empires Serie Wiki, ho trovato solo per il vecchio Age of Empires una sorta di schema, ok? Nella quale per determinati tipi di comportamenti si spiega come un'intelligenza artificiale in easiest era molto facile, facile, medio, difficile e molto difficile, come l'intelligenza artificiale si comporta. Esso non è come si comporta attualmente l'intelligenza artificiale in Age of Empires 2 Definitive Edition. Questo è del primo Age of Empires, ok? Ma in linea generale, se volete dargli un'idea, ok? Se vogliamo darci un'idea, può essere molto utile, perché alcuni punti sono rimasti più o meno quelli. Ad esempio, attaccare l'intelligenza artificiale in facile e standard, anche attualmente non attaccano così tanto, ok? Quindi tecnicamente in tal senso puoi capire come si comporta un'intelligenza artificiale. Perché ve l'ho fatto vedere? Beh, appunto per indicarvi di come l'intelligenza artificiale, o comunque tornare anche a giocare a questi livelli, può essere davvero molto 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 importante. Perché se noi riusciamo a capire dov'è la nostra mancanza, non andremo ad affrontare subito un'intelligenza artificiale in estremo, ma riusciremo a tararci meglio in base alle nostre competenze. Detta in parole povere,
E chi mi ha commentato che voleva un video su come affrontare un'intelligenza artificiale in estremo, io non lo so se è in grado di affrontare un'intelligenza artificiale in estremo oppure no, ma se volete in qualche maniera capire se siete a livello di un estremo o di un medio o di un molto difficile, questa tabella vi può aiutare. Ribadisco, non serve a granché in termini di guida, serve a voi per poter comprendere circa o meno quasi dove vi dovete mettere, perché è da lì che dovete partire e non dovete già pensare a come affrontare qualcosa che è nel vostro futuro. Concentriamoci nel nostro presente per ora. E ultimo consiglio che vi posso dare su affrontare un'intelligenza artificiale in facile è capire le mappe. Le mappe, quando inizierete a giocare in difficile, molto difficile, estremo, la lettura di che cosa dovete fare e anche la selezione di una civiltà, ad esempio, saranno importantissimi, saranno fattori importanti. Immaginiamoci di essere in Arabia e voi scegliete una civiltà come gli italiani, se non erro hanno forti bonus a livello marittimo. Non avrebbe molto senso, vero, affrontare, utilizzare quella civiltà in una mappa molto secca. Inoltre, anche capire come si generano le mappe, Arabia cosa presenta sempre e costantemente, quindi quali sono i punti costanti e le differenze di ogni mappa, vi aiuta a entrare già più preparati in un game. E dovete farlo molto presto, questo, nel vostro processo di sviluppo. Prima lo farete e meno vi troverete negli impacci quando vi dirò dovete muovervi a esplorare, dovete muovervi ad agire, che come avete visto non ho messo su questo punto. Lo scouting non c'è, se più non in maniera estremamente velata in molto facile. Questo perché? Questo perché c'è già troppo da fare, dovete già muovere tantissimo la mente, dovete già iniziare a osservare tanto. Eppure molti vi diranno prepara il tempismo, molti vi diranno muovi il cavallo, molti vi diranno utilizza le hotkey. Non in easy, non adesso, non in questo preciso momento. Prenditi tempo, analizza, fatti le domande più stupide in assoluto. E cioè, in Arabia, dove vado posizionato? Qual è la civiltà migliore? Di base, come mi posso barricare in una rabbia o in una fortezza? Quali sarebbero le strategie? Ne ho mai provate di diverse? Ne ho mai provata qualcuna? Le conosco? Conosco la mia civiltà? Conosco i punti di forza e debolezze di quella mappa, di quella civiltà e di punti di forza e di debolezze mie? Facciamoci le domande più stupide, facciamoci le domande più sincere in assoluto. Questo, affrontare un'intelligenza artificiale in easy, può essere il momento giusto per comprendere le nostre lacune. Ed ecco perché ritengo che questo video, rispetto ad affrontare un'intelligenza artificiale in estremo, sia molto più importante. Ci potrebbe permettere di comprendere qualcosa di meglio di noi, dal punto di vista ovviamente del gameplay, quali sono le nostre mancanze, non in termini di prestazione, ma conoscitive, analitiche, problem solving o mancanze conoscitive. Amici, se noi giochiamo con calma, non abbiamo quelle pressioni e possiamo ragionare meglio su ciò che siamo, come giochiamo e dove andremo. Amici, e con questo concludo, spero vivamente di non avervi tediato, come sempre aspetto i vostri commenti e aspettatevi le prossime guide. Alla prossima, ciao!